Senatore Bartolomeo Pepi, convinto Novax, il virus Covid-19 lo ha ucciso. È una notizia terribile questa, eh? La leggo su uno dei più potenti web journal, HuffPost. Muore per Covid. L'ex senatore pentastellato Bartolomeo Pepi, convinto Novax. Io la notizia ve la metto come linea nel riassunto di questo video. Ripeto, è una notizia drammatica e potente, una notizia potente. Io vedo che tutti questi Novax, piano piano, muoiono tutti questi Novax qua. Io Serafino Masoni, non voglio morire, cioè morirò, però io, come tutti gli altri esseri umani, intendo procrastinare il momento della morte. Arriva, arriva la morte, per carità, per carità. Come arriva? Ma ciascuno di noi tende a procrastinarla. È per questo che ci sono i vaccini. Io, per esempio, Serafino Masoni, potevo fare affidamento sulle mie difese immunitarie, quelle naturali. E ci sono potenti le mie difese immunitarie naturali, sono molto potenti, però non si sa mai, non si sa mai, non si sa, non si sa mai come vanno le cose a questo mondo. E siccome sono stati inventati i vaccini, io ho fatto uso dei vaccini, ho fatto la prima dose Pfizer, non mi è successo nessun problema, non c'ho avuto febbre. La seconda dose di Pfizer, nessun problema. La terza dose di Pfizer, nessun problema. A me non mi va di morire a causa del virus Covid-19, ma soprattutto non mi va di finire in terapia intensiva, perché dicono che si soffre tanto in terapia intensiva. E poi, cari amici, io ancora non ho terminato le mie pubblicazioni. Perché io sono molto prolifico, prolifico, prolifico. Sono molto prolifico. Questa è la mia ultima opera, capito? La mia ultima opera, questo è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, capito? Il Terzo Reich. Il Terzo Reich voleva conquistare il mondo e lo avrebbe conquistato il mondo il Terzo Reich, se non si fosse messo contro gli ebrei. Vedete qua c'è la stella di Davide, la croce uccinata, qua si parla. Non solo delle SS, le SS, ma delle SA, le SA, squadre di azione di Ernst Röhm, che furono, diciamo così, decapitate nella notte dei lunghi coltelli. Qua si parla anche della notte dei lunghi coltelli, qua, questo è pure un thriller, questo qua. Questa è la mia ultima opera, e l'ha pubblicata. Questa mia ultima opera, Leonida Edizioni, ma prima di pubblicare questa mia ultima opera, Leonida Edizioni, il manoscritto l'ha messo in mano alla redattrice Irene Piras, questo è il mio manoscritto, l'ha rovesciato come un calzino, ci ha fatto l'editing, cioè l'ha migliorato sul piano formale, non sostanza, la sostanza è rimasta inalterata, è la forma che è stata migliorata da Irene Piras. È così che fa un grande editore, va bene? E allora io non ho finito di pubblicare le mie, ho altre opere da pubblicare. Sì. E la prossima opera che apparirà nel catalogo Leoni Edizioni, non so se nel 2022 o 2023, sarà intitolata Le Rose del Vaticano. E Irene Piras la sta già leggendo con calma, la sta già leggendo per farci l'editing. E poi altre opere ancora. Io non sarei ancora pronto per morire. Non sarei, uso il condizionale, vedete? Uso il condizionale, perché potrei morire anche domani, potrei morire. Ma uno cerca sempre di procrastinare, capito? Procrastinare. Tutti sappiamo che dobbiamo morire, però tutti tendiamo a morire dopo, non prima, dopo. Dopo, capito? È per questo che sono stati inventati i vaccini, per farci morire dopo, non prima, dopo. E alla morte non piace a nessuno, nessuno piace.
il grande William Shakespeare dentro l'Amleto e parlava della morte come della la terra sconosciuta dalla quale mai nessuno è tornato. Sì, qualcuno una volta mi ha risposto, è tornato Gesù, dalla terra sconosciuta è tornato Gesù. E vabbè, ma io ho sempre risposto che Gesù era un Dio, noi non siamo dei, noi siamo uomini. Beh, cari amici, capito, la notizia è veramente brutta, veramente brutta. Muore per Covid l'ex senatore pentastellato Bartolomeo Pepe, convinto Novax. Ma io che cosa vi posso dire? E qua piano piano i Novax stanno morendo tutti. È una specie di strage degli innocenti. Beh, dai, su. Allora, siccome cos'è oggi? Oggi è l'antivigilia del Santo Natale. No, che è la vigilia, oggi è la vigilia oggi. Stasera ci sta il cenone, ti dà il cenone. Beh, io il consiglio qual è? Il consiglio che vi do, invece di buttare via i soldi per mangiare, mandate in libreria, comprate una copia di questo romanzo storico, Il marinaio dell'Antille, che vi terrà compagnia per tutto il lungo periodo natalizio, va bene? Per cui a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.